Ciao a tutti amici di Gamesurf, siamo di nuovo live con un po' di novità, perché parliamo di sostanzialmente un DLC questa volta, non parliamo di un gioco intero, parliamo del DLC dedicato a Batman Arkham Knight. Il terzo in realtà, perché se avete avuto la possibilità di comprare la versione PS4, oltre al pacchetto storia di Harley Quinn, che questo invece è per tutte le console, il pacchetto di Cappuccio Rosso invece era esclusivo per PlayStation 4. Arriviamo però al primo DLC, Affari di Famiglia, che esce a distanza di circa 3 settimane, se non sbaglio, dall'uscita del gioco ufficiale, non per gli utenti PC, vista la sfortuna purtroppo della versione che ha avuto diversi problemi, e però insomma ci troviamo davanti a un DLC molto interessante. Innanzitutto non è sviluppato da Rocksteady, intanto io lo faccio partire. Non è sviluppato da Rocksteady, ma da Warner Bros. Montreal, che molti di voi magari ricorderanno per essere stati gli sviluppatori di Arkham Origins, che era una sorta di spin-off prequel della saga di Arkham. In questo DLC impersoneremo Batgirl in una storia che temporalmente si inserisce ancora prima degli eventi accaduti in Arkham Asylum. Non ci sarà Batman, ovviamente, ci sarà però Joker. E continuo dopo, vi lascio alla intro. Intanto saluto Genjik. Stesso posto di Batman. Dove stai andando? Ho sentito qualcosa. Dove ha pescato il nome Batman? Lo saprei, lo stesso posto del pinguino. Che è stato? Prego, dov'è Buggy? Come vedete, la protagonista, appunto, come dicevamo, di questo nuovo DLC è appunto Batgirl, che in compagnia di Robin si troverà a dover salvare Gordon, il commissario Gordon, che per chi non è, come dire, affiatato nella lettura del fumetto dell'universo di Batman, è il padre di Batgirl. Ad aiutarla ci sarà Robin, che potete vedere adesso in azione, e il Joker ha rinchiuso il padre Gordon, il commissario Gordon, il padre di Batgirl, all'interno del Seagate Amusement Park, che è sostanzialmente un parco giochi in disuso, e insomma la nostra missione appunto sarà salvare il commissario. Come vedete, il sistema di gioco è molto molto simile a quello che avevamo imparato a conoscere con la serie di Arkham, quindi il free flow che Rocksteady ha perfezionato nel corso dei vari capitoli e che, come potete vedere in questo caso, stiamo giocando con l'introduzione del dual play, che è ovviamente la possibilità di giocare con due personaggi contemporaneamente, switchando da uno all'altro con la pressione di un tasto e performando varie combo che servono per abbattere i nemici. Una grossa novità di questo episodio è l'uso, diciamo, piuttosto importante dell'infiltratore remoto, che ci servirà non solo per scardinare, come in questo caso, le difese di alcune protezioni per aprire i porte, grate, insomma, quello che ci serve per andare avanti, ma che, come vedrete più avanti, ci servirà anche per combattere i Fatto. nemici. Bambini!
Ci sarà il Joker, come avete visto, con un uniforme che ricorda un po' quella vista nel primo, ma con un bellissimo cappello che non avevamo, io almeno a memoria, non ricordo. Pensate a me come se fossi papà uccellino che vi spinge giù dal nido. Se non spiegate le ali volate, finite a terra. Questa parte introduttiva ci serve un po' per capire, insomma, chi è il personaggio, di chi stiamo parlando, del contesto all'interno del quale ci troveremo e soprattutto fa da apripista a quella che poi sarà appunto il parco che vi ho citato prima, l'ambientazione di gioco sostanzialmente per gran parte, anzi per tutta l'avventura. Nonostante sia un lavoro svolto da terzi, perché ricordiamoci che comunque resta qui, me ne attenzione. Ecco, qua vi posso, prima di continuare con la storia, vi faccio vedere uno dei tanti modi con cui potremo ammazzare i nemici o comunque eliminarli, perché in realtà non ammazzano, sfruttando appunto l'ambiente che ci circonda e utilizzando il gadget dell'infiltratore remoto. Gran parte dei gadget che troviamo all'interno di questo titolo sono presi di peso dalla serie classica, quindi insomma chi ha avuto modo di giocare i vari Arkham Asylum, Arkham City o l'Arkham Knight non avrà difficoltà a ritrovarsi, trattandosi di un DLC, a giocare con questi gadget, nonostante siamo con Batgirl e non con Batman. Gianjic mi chiede se la trama è interessante, io gli rispondo di sì. La trama è discretamente interessante, sia per quanto riguarda il rapporto con il Joker e ovviamente le fasi di salvataggio di Gordon, anche se non siamo ai livelli di profondità della storia principale di Arkham Knight, però insomma, per essere un DLC è abbastanza intrigante e divertente da giocare. Inoltre, all'interno del parco ci sarà una sorta di missione secondaria che a me è piaciuta molto, che ci chiederà di compiere, poi vi faccio vedere comunque, di compiere determinati enigmi, chiamiamoli enigmi, comunque determinati indovinelli che ci racconteranno, se li sblocchiamo, la storia precedente al parco e di come Joker sia entrato in possesso appunto di questo parco. Batgirl, tutto ok? Sto bene, è solo qualche graffio. Come sta l'ostaggio? È un po' scosso. Dicevo che appunto graficamente il lavoro che ha fatto Warner Bros. Montreal è comunque molto 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 valido, perché insomma la qualità c'è tutta e il fatto comunque di aver utilizzato il motore grafico che di Rocksteady li ha aiutati moltissimo nell'offrire un prodotto visivamente molto 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 gradevole. Adesso stiamo lentamente arrivando al parco, avete già visto la possibilità di fare dei combattimenti classici, ci saranno ovviamente alcune sezioni, come avete visto adesso, più stealth, diciamo, in cui potremo decidere di utilizzare i nemici, di uccidere i nemici, di eliminare, scusate, i nemici, perché ripeto, non uccidono, in modo più silenzioso per non allarmare quelle intorno, e come vedete, perché è già capitato diverse volte dall'inizio del nostro live, l'utilizzo dell'ambiente circostante attraverso l'infiltratore remoto è molto molto importante, viene molto molto sfruttato dal gioco per muoversi, per liberare spazi, e come potete vedere adesso può anche essere usato per spaventare i nemici e per formare il KO travolgente che abbiamo già visto utilizzare in Batman Arkham Knight in maniera differente. Per quanto riguarda il free flow, non c'è grossa differenza con quello che abbiamo potuto vedere all'interno della serie classica, insomma c'è il KO ambientale, c'è il KO travolgente,
insomma, tutto quello che abbiamo imparato a utilizzare nel gioco principale lo potremo utilizzare anche qui. Facciamo la nera. Adesso dobbiamo trovare la password. Ecco fatto. E voilà. Salutiamo Simone che è arrivato in chat, mi sembra, sì, è lui. Anche lui dovete sapere essere un fan accanito non solo di fumetti, ma credo anche di Batman, se non mi sbaglio, nonostante entrambi siamo famelici lettori Marvel. Dimmi se dico castronerie, ma non mi sembra, Simo. Vedi degli scatti, Simo? Qui è pieno di uomini armati. Ti serve un approccio meno diretto. Abbiamo salvato il nostro primo ostaggio e all'interno del gioco, come vedete da questa sezione, oltre al commissario, come dice... vi ho fatto perdere la battuta. Oltre al commissario ci saranno da salvare altri personaggi che facevano parte della sua squadra. Allora, come vedete qua, troviamo una delle dentiere di Joker, che chi ha giocato i vecchi capitoli sicuramente non farà fatica a ricordare. Questo è uno dei una delle tre tipologie di collezionabili che ci offre il gioco. Robin, sono in posizione, perlustro il parco. Vediamo se riusciamo a trovarli. Una variabile, se vogliamo, che serve ad allungare la longevità, e toccando la longevità purtroppo tocchiamo anche forse il tasto più dolente dell'intero pacchetto, perché ci troviamo davanti a una storia che non va purtroppo oltre l'ora e mezza di gioco. Con quella missione secondaria di cui vi parlavo prima e con la raccolta dei collezionabili, che fondamentalmente sono quelli già visti anche in passato, perché si tratta di sparare dei palloncini, distruggere le dentiere di Joker e aprire le scatole di Harley Quinn contenenti i pupazzi dei pagliacci. Potrebbero non essere tutti. Continua a seguire la pista. Bene, io li libero. Fammi sapere che cosa trovi. Adesso vado qui in alto e vi faccio vedere, prima di addentrarci nella missione, quella che è sostanzialmente l'area di gioco. Come vedete, ci troviamo all'interno del parco. Non è un'area gigantesca, ma è comunque molto 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 ben caratterizzata e risulta molto divertente. Insomma, ci sono tanti tanti luoghi che si fanno fatica a conoscere, che non farete fatica a riconoscere. Andiamo a salvare il nostro primo giro di ostaggi. La fiorista non aveva più rose rosse, così ho comprato quelle bianche. Perché?
Attualmente Simone mi chiede da dove lo gioco. Lo sto giocando su Xbox One in questo momento. Sì, diciamo che la durata del DLC, come dicevo, è tra l'ora e l'ora e mezza. Dipende da quanto sei bravo e da quanto ti perdi ad andare subito a recuperare DLC. I collezionabili. In linea di massima io ci ho impiegato per chiudere il tutto, compresi tutti i collezionabili, circa un'ora e 50, poco meno di 2 ore. Allora, questo io ieri l'ho completato. Oggi invece sono quasi sicuro che, guardandomi Simone, che mi sono emozionato, morirò al primo giro. Scusate se non parlo, ma vi assicuro che in questa situazione qua parlare e giocare è veramente complicato. Ok, siamo morti. Vedete qualche scatto? Ah. Interessante. Allora, XSplit mi dice che non ci sono problemi a livello di linea. Un sorriso per le riviste. Forse potrebbe essere un problema di Twitch. Simo, hai qualche consiglio da darmi? Fatemi sapere se vedete ancora parecchi scatti o se meglio ho provato a toccare una cosa sul sistema di acquisizione, anche se in realtà non mi dava problemi XSplit. Okay. Ho fatto un check sulla linea ed è ok. Non vorrei che possa essere... Sì, sì, ma sto usando il dato. Finisco questo combattimento e poi proviamo ad andare. Sanno, ma in ognuno di noi c'è un piccolo Joker. Andiamo, forza! Tira fuori il tuo Joker! Ok, ragazzi, allora fatemi sapere se adesso può andare meglio. Simo, se riesci anche tu a dare un occhio, mi fai un favorone. Lo sto giocando alla difficoltà massima. Adesso ce la facciamo, ragazzi.
allora Simo, mi dici che ci sono scatti ancora frequenti ma meno presenti. Se io le ombre... Aspetta, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta, come vedete è stato anche discretamente impegnativo e adesso dobbiamo salvare gli ostaggi prima che affoghino. Badger, ho trovato qualcosa, ho bisogno del tuo aiuto. Una bomba. Come l'hai capito? La situazione migliora ogni attimo che passa. Io, Simo, so perfettamente che i gadget tornano sempre molto utili, ma sono uno vecchia scuola. Io sono uno che ama menare alla grande. Comunque, visto che Simo ce l'ha chiesto, facciamo adesso, mi fermo un secondo e vi faccio vedere quali sono i gadget presenti all'interno del gioco. Che sono questi. Allora, abbiamo il gel esplosivo, abbiamo il lanciacavo, che è quello che ci permette di andare da una parte all'altra, delle postazioni dove non c'è la possibilità di camminare, abbiamo il solito batarang, il solito battartiglio e appunto la granata fumogena e, come vi dicevo, l'infiltratore remoto, che poi sostanzialmente è l'oggetto più importante, come vi dicevo in apertura, per quanto riguarda questa avventura di Batgirl. Adesso noi dobbiamo andare a disinnescare una bomba. Mi sembra di averlo letto. Il padre della bambina era un miliardario. Che si trova qua. Fai qualcosa più tardi? Beh, certo. Io e i bimbi li abbiamo fatto. Come vedete, in questo caso è arrivato anche Robin e quindi possiamo combattere in coppia. E prima dello scadere del tempo dobbiamo aver ucciso tutti i nemici e disinnescato la bomba, cosa che vi assicuro non è proprio semplicissima. Devo disinnescare la bomba. Ok, 11 secondi, ce l'abbiamo fatta. Ecco fatto. Continua a cercare quelle bombe. Io libero gli altri ostaggi. Ti farò sapere quello che trovo. Superato questa impasse della bomba, possiamo tornare a concentrarci sul salvataggio. Ok, chi è?
degli ostaggi che stanno dalla parte di Gordon. Ecco, ad esempio, questa... Joker ha piazzato esplosivi di sua ruota. Non so che cosa abbia in mente, ma devo mettere al sicuro la zona prima di liberare gli ostaggi. È sopra di noi! Io non riesco a vederla, e voi? Usiamo la modalità detective perché ci serve capire chi e quanti ce ne sono in giro. Qual è la voce del menu, Simo? Ricordamelo, che così provo ad abbassare ulteriormente. Ho una proposta, Batgirl. Tu ti togli la maschera e il costume e la smetti di disonorare il suo nome. E io libero Gordon e i suoi uomini. Dai. Nel frattempo, noi continuiamo a cercare di eliminare... Ho lanciato una bomba. Allora, ci conviene fare fuori prima i cecchini che stanno là in alto. È abbastanza pericoloso. Ok, eccoli là.